Ma il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo e così sia. Ore 7:27 di 25 maggio 2022, mercoledì 25 maggio 2022, un anno fa nasceva ufficialmente Crociera Cattolica e oggi vedrete dove andrò a rendere omaggio al grande Padre Pio nel 135esimo anniversario della sua nascita a Pietrelcina. Farò una veglia di preghiera in onore di Padre Pio, per Crociera Cattolica e per la pace anche in Ucraina, che è una situazione delicata. Sto qui nell'ultra fase della caverna. Il prete ha preso sonno, sapeva arrivare sicuramente, e c'era. Allora, oggi è la vigilia dell'Ascensione. Domani è la grande festa dell'Ascensione del Beatus Ordo. Vi leggo praticamente la preghiera che Gesù disse dal Vangelo San Giovanni del Vangelo. In quel tempo Gesù, levati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora, glorifichi il Figlio tuo, affinché il Figlio glorifichi te, siccome gli hai dato potestà sopra ogni creatura, affinché dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questo è il nostro fine, la vita eterna mi raggiunge. Questa è la vita eterna, e conoscono te, solo vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi desti da fare. Adesso glorificami tu, Padre, presso di te, con la gloria che prima del mondo avevo presso di te. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hanno, traendoli dal mondo. Traendoli dal mondo, noi non siamo del mondo. Erano tu e mi le date, ed hanno custodito tua parola. Ora sanno che tutto ciò che mi viene da te, perché le parole che mi hai dato le ho date a loro. Essi le hanno ricevute e hanno conosciuto davvero che sono uscito da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io per essi prego, cioè Gesù prega per noi, Non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutto ciò che è mio è tuo, e tutto ciò che è tuo è mio. In essi sono glorificato. E non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, mentre io vengo a te. E il Signore ci custodisce che noi siamo nel mondo, in questa valle di lacrime, per rimanere fedeli a Lui. Bellissima lettura. Va bene. Allora, in questa bellissima giornata che si preannuncia, viva Cristo Re, e siamo qui praticamente in attesa del prete ultracatacombale fossario. Amen. Questa giornata inizia con gli extra praticamente, come del resto è stato tutto quando l'anno di Crociera Cattolica, una lotta continua, una battaglia continua e tutto. Il prete ultracatacombale fossario praticamente per la prima mattina non si è presentato oggi, non so se ha avuto più problemi fisiologici o di dormizio, però praticamente cose. E mo praticamente mi tocca fare gli extra, andare a grottaminare da quell'altro per l'ultracatacombale fossario, che mi darà la comunione soltanto, perché altrimenti io, che ho preso il Covid già, che i medici mi dicono praticamente che non posso infettare, io praticamente lo potrei a lui infettare. Praticamente così è. Preghiamo per i sacerdoti, perché siamo combinati non male, non malissimo, di più. Amen. A dopo, amen. Allora, 8:22, certamente non potevo trascorrere una giornata serena per il primo anniversario della Crociera Cattolica. Deve rappresentare tutto quello che ho passato quest'anno, e anche gli altri hanno in particolare quest'anno. C'è sfacchinamenti vari, lotte continue e cose, però le vivo con serenità, perché tutto è irrisorio rispetto al Covid, quindi andiamo praticamente a grottaminare. Dove io potrei, che io ho preso il Covid, io potrei naturalmente, sono un pericoloso untore, e quindi praticamente lo posso contagiare a chi stupori e le sacerdote, praticamente, che è costretto naturalmente a dare pesamento a comunione. Preghiamo per lui, praticamente, perché c'è sicuramente il Covid, è una cosa, però è una persona che l'ha avuto, e anche tutti quanti i medici, anche il medico, anche Fabio, che lui lo conosce a Fabio, eh? Quindi alla fine, vabbè, comunque, questa è, cioè, l'Eucaristia è tutto, andiamo a riceverla nel fosso. Vabbè, io vi sono. Ore 8:55, sto qui nella masserina, al fosso praticamente, di Grotta Minarda. Vedete con che serenità praticamente. Sapete, questa è Roberta, almeno possiamo uscire di casa, possiamo uscire, possiamo andarci a prendere la comunione. Dopo che, quando ho preso il Covid, sono stato 8 giorni chiuso dentro e non pensavo più di uscire là dentro. 1.000 euro di spese mediche, oltre che tutto Trieste praticamente, sofferenze. Questo è Robert. Va bene. Ecco qui i gatti. Vabbè. Amen. Amen. 9:46 in direzione Pietrelcina, ho ricevuto la comunione nello strafosso. Anche il prete stalliere praticamente
mi ha visto cambiato in meglio, lo sai che la mandetti ti fa bene? Ha detto no, no, però non vale bene più che me ne vengano altre, o me ne vengano, o riprendo Covid, per cortesia, eh. Va bene. A un certo punto mi ha chiesto, vedi queste ciliegie, sono appassite, cosa c'è, perché? Perché non c'era del sole, il sole è Dio. Bravo, già lo vedo che ti fa, che praticamente ti fa bene, ma ti, no, 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 però non mi raccomando, vabbè, ci stiamo andando verso Pietrelcina a rendere un'ora a Padre Pio, a rendere un'ora al Signore, va bene, questa giornata classica di lotta, di movimento, ma queste ne niente rispetto al Covid, e Roberto, che Cristo mi arriva a messa. A 10:22 sono qui a Pietrelcina, praticamente, e ogni volta che torno a Pietrelcina è una gioia. La prima volta che torno dopo il Covid a Pietrelcina, la prima volta praticamente che dopo averlo preso, è chiaro, la prima volta che vengo dalla fine del stato di emergenza, praticamente già ho visto qualche pellegrino in più, qualche cosa, c'è stata una pace qua. Tutti quelli che mi sono venuti a trovare, tutti gli amici mi sono venuti a trovare, l'ho portato tutti quanti qua. E oggi renderò gloria a Padre Pio a Piazza Santissima Annunziata, già nella sua festa. Nacque proprio in questa giornata, 135 anni fa, il più grande santo della storia della Chiesa Cattolica. Sapete tutti di Padre Pio. Quindi praticamente il legame con lui è indissolubile. Anzi, telefono proprio, saluto l'amico Donato Calabrese, sicuramente vedrà questo video, che sicuramente è molto più esperto di me. Su Padre Pio, e ha scritto molti libri, e stiamo salendo praticamente verso la chiesa Santissima Annunziata, ma non è la libera, e li renderemo gloria a Padre Pio, vedete, serenamente, tranquillamente, con una piccola avventura della messa, della comunione, ma è normale amministrazione. Amen. Allora, prima di iniziare sta video lo affido alla Madonna e a Padre Pio, vedete che meraviglia, praticamente affido a lei e a lui, la mamma è libera, dopo tornerò a lei, alla mamma celeste e a San Pio, per il vostro onore, la vostra gloria, ricade tutto quello che vi offende, per ringraziarvi di quest'anno in Crociata Cattolica, che tu avete vegliato sempre su di me e su tutti, amen, nonostante tutte quelle traversie, amen. Quasi 10:30 e sono emozionato, vedete qua dove sto, praticamente davanti all'ingresso della Chiesa Santissima Annunziata dove Padre Pio celebra la prima messa il 14 agosto 1910 e la mamma libera, praticamente Padre Pio, praticamente per ringraziare di Crociata Cattolica affido tutto a lei, praticamente. Allora, vabbè, iniziamo il primo rosario in onore di Padre Pio e della Madonna, amen. Sono emozionato. Veramente emozionante. Amen. Vedete qua che meraviglia, sono davanti al santuario, praticamente Benevento è chiaro che non mi avrebbero toccato, sono un'istituzione a Benevento quasi. E quindi inizia il primo rosario, vedete? Il rosario in mano. Amen. Sono emozionato, un motivo di grande gioia veramente essere qui. In onore di Padre Pio, ma secondo me è stato strano, lui ha fatto perché era cattolico, ho ricevuto proprio la notizia mentre venivo qui a Pietrelcina che l'anno prossimo Crociata Cattolica potrà richiedere il 5 per 1000 mentre venivo qui a Pietrelcina, vedete qui, lui l'ha fatto tutto e c'era, sto nel primo rosario e sta venendo dal cielo, si rallegra per quello che sta facendo questo essere inutile qui davanti, va bene, e che dire, sono felice di fare la volontà di Dio, veramente si è felice di fare la volontà di Dio, amen. Di Padre Pio. Ore 10:53, emozionante stare qui, mi sta pure un cane qua, perché è venuto qua vicino, sarà accolto, sarà praticamente sospinto per le preghiere, ma al secondo lo sa, c'è una pace qua eccezionale, una veglia serenissima, tranquillissima, veramente è una pace, e ringrazio il Signore che mi ha rialzato dal terribile Covid e mi fa fare queste cose, tutto è fatto venire qua nell'anniversario di Crociata Cattolica, da qua è nato, qua sono tornato, vedi? Non so, ci stava Luciano con me, quest'anno sto solo, però non sto solo, sto con Padre Pio, quindi sto cucano pure, sto cagnolone qua a fango, va bene, amen, andiamo in rosario. E il Signore mi ha mandato pure la compagnia, vedete, l'ho riposato, cosa c'è, cioè, vedete che prego, vedete, e si rilassa completamente sto cacciottiere,
Questo è il posto meraviglioso dove sto pregando, vedete, nel centro di Pietrelcina. Lì poi vi farò vedere dopo, l'ho fatto vedere tante volte, le case natali di Padre Pio, che questa volta dovrebbero essere aperte rispetto agli ultimi 2 anni di Covid. E questo è praticamente. Vi salutano praticamente, vi saluta Gianluca Martona, presidente nazionale di Croce Cattolica, e San Pio praticamente il cane. Amen. Amen. 11 e 15, sono al secondo mistero della gloria, l'ultimo rosario dei tre. Lì è tranquillissimo, molti spenti, però più che spenti sereni, perché vedo serenità, sento una pace qua eccezionale. Naturalmente sto pregando anche per la pace che viene solamente da Dio e da Padre Pio, dalla Madonna, in Ucraina. La situazione è difficile, come ho, del resto ho detto anche nell'avviso che invia dalla questura, gli amici della questura di Benevento. Vabbè, continuo a pregare, sempre in ore su. Sto per ultimare la veglia praticamente, mo' ho telefonato a Maurizio praticamente, la notizia. Ho gli anticorpi basta, naturalmente le farò vedere sia a Fabio che a Silvana. Secondo lui praticamente perché non l'ho preso in premio, all'anima, non l'ho preso in premio, sto così male. Vabbè, comunque vabbè. È chiaro che mi sono preso un sacco di medicine, cioè, quindi vuol dire che ci sono ottime possibilità che me lo ripigli. Mamma mia, Padre Pio mi dà fiducia tutte cose a te. Amen, amen, amen. Quasi per finire questa meravigliosa e indimenticabile veglia a Pietrelcina, con la consacrazione di Pietrelcina, tutti i sangue, a cuore immacolato di Maria, di me essere indegni indegnamente, a Padre Pio praticamente, alla Madonna e a il paradiso. Poi magari Gine eccetera di rifugi peccati, ma nostra molestia, di cui ti voglio raffinare con la mia misericordia. Io Gianluca, indegno peccatore, mi prostro ai tuoi piedi supplicando, umilmente mi accettare tutto e completamente come cosa e proprietà tua, e di fare con me tutte le facoltà nostre, nostro corpo, nostra vita, morte e ciò che vi piace. Dispone pure se vuoi di tutto me stesso, senza alcuna riserva, per comprare ciò che so detto di voi, e levi schiacciare il capo come pure tu sole di tutte le sue intero, affinché nelle vostre mani immacolate misericordiosissime io divengo uno strumento utile per innestare e incrementare il più fortemente possibile la vostra vita, andarmi smarrito in difendere, presente in tal modo quanto più possibile il benedetto regno e sacratissimo cuore di Gesù, dove andate infatti a tenere grazia, conversione e santificazione, perché ogni grazia scorre attraverso le vostre mani al cuore dolcissimo Gesù fino a noi. Questa è la consacrazione che faccio precedere ogni sera sulla preghiera, sulla piattaforma mite di Croce Cattolica, di Padre San Massimo Maria Corpo. Via Cristiano Maria, via Messa, amen. Non posso che concludere con l'atto di affidamento a lui, patrono di Croce Cattolica, più grande santo della storia della Chiesa Cattolica, vedete? Allora, atto di affidamento a San Pio. O glorioso San Pio da Pietrelcina, tu che sei santo di questo nuovo millennio, tu che sei nostro amico, amico di Croce Cattolica, amico mio, consolatore delle nostre anime, aiuto di noi peccatori che per la tua sofferenza comprendi benissimo tutta la nostra sofferenza, a te affidiamo le richieste di bene per noi, per i nostri cari, tutta l'ascensione per tutti quanti, a te affidiamo il nostro spirito per renderlo capace di sopportare tutte le pene che abbiamo nel cuore. A te affidiamo supplichi presente la nostra anima alla Vergine, grazie per ottenere al Signore eterna salvezza. A te affidiamo la nostra richiesta di intercessione per ottenere la bontà divina e la grazia. Io chiedo la grazia praticamente che la situazione possa crescere, grazie di Dio, che tornino i trasfughi praticamente e che praticamente al centro ci sia praticamente l'amore per il servizio. Però tenendo sempre presente che al primo posto vi è la famiglia. Famiglia, chi vuole fare un po' di volontariato, chi vuole santificarsi è ben accetto, è ben accolto. Che noi desideriamo, e anche per le nostre famiglie, per tutte, per questo mondo alla soglia della terza guerra mondiale. Accoglici sotto la tua protezione, difendici in zia e il maligno, sui decei presso l'Altissimo, perché con il perdono dei nostri peccati viene perseverando in via del bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e principio e sempre nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Da questo posto meraviglioso vi saluta Gianluca Martone. Viva Cristo, viva Maria, viva la Messa, viva San Giuseppe, viva Padre Pio, viva Padre Pio, viva Padre Pio, patrono principale di Croce della Cattolica, e viva San Michele Arcangelo, e viva Padre Pio. Amen. La veglia non potevo che tornare a Pietrelcina, c'è un'atmosfera diversa rispetto alle altre volte in pieno Covid, anche se adesso il Covid non è che è sparito. Vedete qua che meraviglia, la prossima volta verrò a fare la Via del Rosario, vi ricordo. Se la ricordano tutte le femmine, tutti gli uomini, tutte le persone che ho portato là. Se fosse uno che si fosse convertito. Mamma mia. Mamma mia.
Ecco, sto salendo i gradoni, che meraviglia. Tornare qui. Le gambe come stanno? Stanno che sono sempre meno stanche. Questa è una cosa, una grazia. Meno male. Meno male. Sempre grazie ai santi medici che mi hanno curato. E tutti quelli che hanno pregato per me, vi ringrazio. Ecco, scendo piano piano. Oh, ecco la morgia, la casa di Padre Pio. Non so se è riaperta dopo tanto tempo. È ancora. No, è riaperta dopo una vita, vedete? Ecco, ve la faccio vedere. Qua l'ultima volta stava chiusa, un po' alla volta. Scusate, faccio vedere qua che gradoni. Mamma mia, un po' alla volta. E le cosce, ho detto, mi sento me, vedete qua, questa è la stanza di Zi Michele di Padre Pio, vedete? Finalmente dopo 2 anni riesco a tornarci, vedete? Vedete che meraviglia torretta, vedete? E poi c'è la morgia, sono dei gradoni a piede, di pietra, e qui studiava, pregava e riposava. E poi era dimorato da studente cappuccino, perché rientrava per i per motivi di salute, e da sacerdote. Vedete qua studiava e pregava, vedete, ripistava tutto quanto, vedete? E da qui vi saluto caramente, questi posti meravigliosi, amen. Amen. Ed ecco qui il luogo dove Padre Pio nacque, da mamma Geppina e da papà Grazio praticamente. Ecco qua, il 25 maggio del 1887, vedete qua. E penso che è contento che io reso onore oggi a Padre Pio, nella sua terra, patrono di Principato di Crociera Cattolica. Ecco, tutti i fratelli, tutta la famiglia Padre Pio, ho fatto tante volte questo video, fatto tante volte, oggi però un sapore diverso. Oggi, primo anniversario di Crociera Cattolica, sarà un appuntamento rituale praticamente, rituale, per affidare a Padre Pio l'associazione ogni anno, fino a quando il Signore non mi chiamerà, Ecco qui le ultime scale, adesso andiamo a vedere il posto dove Padre Pio è stato battezzato l'indomani. Lui disse alla mamma: non lo perdonerò mai, mia madre, le poche ore che sono stato in preda al demonio dopo essere nato, senza il battesimo. Figuriamoci oggi che i bambini vengono battezzati 3, 4, 5, 5, 6, 7 mesi dopo la nascita. Ecco qui la chiesa di Sant'Anna, dove Padre Pio è stato battezzato. Eccolo qui. Lo spettacolare panorama che si vede qui, vedete? Eccolo qui, guarda che meraviglia, quante persone ho portato qua, guarda qua, questo convertito uno, vabbè, il Signore sa, adesso entriamo dentro, ed ecco il luogo dove l'ultima volta dissi il rosario con Matteo, a settembre. Ecco qui dove Padre Pio è stato battezzato, e al fondo del battesimo il 26 maggio 1887, e qui ha avuto visioni celesti. Padre Pio ora pro nobis.